L'associazione Papà Separati nasce a Milano nel 1989 e dal 2023 ha una sua sede anche in Basilicata. Enrico Sodano è il presidente della sezione lucana. Abbiamo messo in campo come strumento del dialogo sui temi della Carta dei diritti dei minori nella separazione dei genitori un protocollo d'intesa con l'autorità garante di Basilicata, presieduta dal professor Vincenzo Giuliano, proprio per collegare i 10 punti fondamentali che ruotano intorno all'impegno associativo dell'Associazione Papà Separati Milano, sezione di Basilicata, e la Carta dei diritti, che ha anch'essa 10 punti su cui si porta l'attenzione. Il ruolo della bigenitorialità, dell'importanza del non far sì che i figli subiscano manipolazioni e soprattutto di un tema che la legge non va utilizzata ma va applicata. E questo vale soprattutto quando poi nella separazione dei genitori c'è una figura che diventa vittima di genere non essendolo e c'è soprattutto un'altra parte che diventa colpevole in genere e colpevole di genere. Questo ovviamente porta a far sì che la legge utilizzata strumentalmente possa invece non dare corso all'applicazione di quel diritto di famiglia e della carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, che molto spesso è una diciamo condizione di orientamento e non evidentemente di condizionamento normativo, ma che fa accogliere come i minori non devono subire poi le vessazioni che scelte scellerate che perdono poi il controllo nelle sedi legali possano portare loro a subire questi traumi. Proprio nel giorno della festa del papà, Sodano ha presentato il suo libro, 19 marzo, Il viaggio con papà. La storia di tanti papà, di tante famiglie, anche di madri e soprattutto di figli minori che hanno subito manipolazione di genere e che sono stati poi vittime loro di casa famiglia o di altri momenti difficili di vita, proprio perché molto spesso le aule di tribunale e le querelle legali tendono a premiare più il sigillo di avvocati e non evidentemente l'attenzione che la norma deve dare ai minori. L'associazione Papà Separati di Basilicata ha presentato e sottoscritto con alcuni sindaci e l'autorità garante dei minori un protocollo di intesa. Tutto questo è stato poi sancito con un impegno, grazie alla presenza anche dell'amministrazione comunale di Tursi e del primo cittadino Salvatore Cosma e del primo cittadino dell'amministrazione comunale di Marsico Nuovo, l'avvocato Massimo Macchia, all'interno del protocollo d'intesa firmato che diventa un viaggio che noi faremo nel territorio, proprio il viaggio con papà, per portare al centro questo tema e far sì che il coraggio di parlarne diventi la forza con cui si possa dare un contributo a questo cambiamento che speriamo possa avvenire anche con la riforma del diritto di famiglia, oltre alla legge Cartabia ad oggi vigente.